nelle scorse giornate è andata di nuovo in tilt la raccolta differenziata causata dalla chiusura della discarica di Trapani, dall'indicazione da parte della regione su Catania per trasferire il rifiuto indifferenziato a Catania. Io ho voluto stigmatizzare in questi giorni questa situazione, che ovviamente non è una situazione di oggi, ma è frutto davvero di una malagestio che parte davvero da molto lontano. Quello che volevo sottolineare, che voglio sottolineare, è che non si può continuare a scaricare sui comuni e sul cittadino il costo della raccolta dei rifiuti. Noi arriviamo addirittura con queste nuove indicazioni a più di 350 euro a tonnellata, a fronte di un costo su altre regioni italiane, soprattutto del nord, ma non solo, decisamente inferiore. Per fare un esempio, insomma, in Piemonte siamo attorno alle 100 euro. Quindi c'è una situazione assolutamente paradossale. Da un lato un comune come Petrosino, ma davvero questo vale per tantissime realtà siciliane, abbiamo una raccolta differenziata eccellente che sfiora nel 2023 addirittura il 90%. Avevano detto che occorreva fare la differenziata per abbattere i costi, per ridurre i costi degli enti locali e del cittadino. Così non è stato, così non è. Anzi, addirittura i costi continuano a lievitare, continuano ad aumentare, e questo è assolutamente intollerabile per il cittadino che paga, ma è intollerabile anche per le casse dei comuni. Cioè, questo elemento rischia di essere davvero un elemento che farà completamente collassare la finanza pubblica, la finanza locale. Non possiamo più sostenere questi costi.